bancarelle più belle del mondo. Quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta. Scusi maestro, ci metta la crosta, ma è già pronta la risposta. Ed eccolo qui, lo vedi arriva Tortellina. Ma che fa trovenne Stellina? E allora tu dillo Stellina. Buonasera cari telespettatori e bentornati a questo special edition della quarta sagra delle scrippelle all'olio in quel di Faieto di Cortina, organizzata dalla Proloco di Faieto. Come vedete, una tavola imbandita con le famose scrippelle all'olio. Poi abbiamo prosciutto, mortadella, formaggio, peperoni, un mix di porcini, perché quest'anno arcidi le funghi, quindi molti funghi, e quindi i signori della sagra hanno voluto fare questo ripieno con un mix di porcini importante. Siamo con la capo chef, si può dire capo chef? Sì, si può dire capo chef, Mafalda Marini. Signora, come va sti scrippelle? Bene, bene. Bene? Benissimo. Si rigirano bene con un colpetto facile. Vogliamo dire la ricetta senza dare tanti particolari, perché io lo so che la ricetta voi non la volete dare, ed è pure giusto, no? Però la scrippella all'olio ci va. Acqua, farina. Farina, e poi se ce lo volete mettere, non è detto che qua ce lo mettono. Un po' di uovo. Un po' di uovo. Un po' di sì. Uovo, poi a coscienza di chi se la sente. Bravo. No? Cioè, se uno ce lo mette, ce lo metto. Tu ce lo metti? Non lo so. Non lo sai, tu ce lo metti. No, vabbè, questa è una ricetta loro, logicamente non possiamo dirlo. Certo è che la scrippella è particolare, l'olio deve essere d'oliva rigorosamente, no, l'importante. L'olio sì, non patante. Diciamo che l'olio deve essere importante, anche perché è denominata scrippella all'olio. Quest'anno, come hanno detto anche i miei colleghi, avete proposto diversi impasti per la scrippella, giusto? Uno classico che diciamo che rispecchia la vecchia ricetta, giusto? Quello che si faceva anche in antichità. Sì. Ok, quindi quella che abbiamo detto. Poi abbiamo proposto una di grani antichi, giusto? Una di solina e una di canapa. Sì. Esatto. Poi abbiamo fatto quella classica, adesso siamo passati a quella di grani antichi. Penso sia di grani antichi, che è leggermente più scura. Poi vedremo che la canapa è ancora più scura, quindi uscirà anche. Invece quella là di solina penso sia più chiara, giusto? Esattamente. Intanto la signora qua gira tranquillamente. L'altro giorno abbiamo fatto anche una prova, ho girato anch'io, però ancora non mi voglio diciamo esibire nella capovolta. Comunque. Siamo con Vanessa Marini, la presidentessa della Proloco di Faieto, un ruolo importante, importante. In un paese del comprensorio, giusto? Ma no, dai, alla fine siamo tutti presidenti, perché senza il gruppo non si fa niente, da soli non si fa niente. Da soli non si fa niente, però una referente ci deve essere. Va bene, sì, un nome, sulla carta. Sulla carta. Sulla carta. Quarta sagra delle scrippelle all'olio, quest'anno avete portato diciamo qualche novità, novità a livello di impasti. Come dicevamo con la cuoca Mafalda, sono quattro tipi di impasti: il classico, la solina, grani antichi e quella canapa. Di canapa. Sì. Come invece, come diciamo, farciture con banatico, diciamo quello che ci si può abbinare. Abbiamo provato con salumi e formaggi, che è la classica, prosciutto e mortadella e formaggio pecorino. Stiamo qui, esatto. Siamo del territorio. Sì, anche perché ce l'abbiamo in casa, un caseificio ottimo. Abbiamo preparato i peperoni fritti. Leggera, per il colesterolo. No, vabbè, ma a noi ci piace, le sagre fanno anche parte del colore, quindi il peperone, insomma, essendo colorato. E poi questo diciamo che è la chicca di quest'anno. È la chicca di quest'anno. Dato che non andate, tu mi hai detto prima a telecamere spente che quest'anno il fungo
è andato fortissimo. Quest'anno c'è stata questa sfungata enorme che... Tu mi dicevi che la fanno ogni 10 anni. Sì, non succede. Qui da noi a Cortino non succede sempre, come il ceppo. Ogni 7-8 anni c'è questa sfungata grande. E quest'anno è capitato proprio nei giorni della sagra. È andata bene perché tanti mi hanno portato funghi, facendo parte della prologa, e quindi quest'anno dobbiamo proporre la scrittella all'olio con i funghi porcini. Questo sì. Io pensavo che erano diverse cose, quindi olli porcini. No, solo porcini. Come olio abbiamo l'olificio al Totordino, sì, perché è importante anche la scrippella, è molto semplice, acqua e farina, ma fa la differenza anche la qualità di questi pochi prodotti, come l'olio. Il territorio, perché ricordiamo che sì, Totordino sta a pochi passi, la strada sì, più basso di livello. Più basso, però siamo amici, sì, ci danno una mano. E usiamo l'olio del frantoio qui. La nostra Mafalda va Mafalda avanti, strimpelle. Sfornare strimpelle a più non posso. Come mi dicevi tu, c'è stata tanta gente in questi giorni, sono stati anche altri show cooking. Tutti i pomeriggi, fatto con sì, con Giancarlo Pierannunzio, le giornate di giovedì e venerdì. Poi ieri c'è stata la Anna Rita di Domenico con l'Accademia della Cucina Teramana. E oggi sono io. E oggi c'è quindi tra un po' mi cimenterò anch'io con la scrippella. Io, come preannunciavo a lei fuori dalle telecamere, ho portato una chicca. Faremo una scrippella, sempre, diciamo, io mi butterei sul classico. Non sbagliare, dolce, perché io faccio il gelato, tanti non lo sanno, io sono un produttore di gelato, non voglio fare pubblicità, lo faccio, mi sembrerebbe inopportuno, però io prodotto il gelato, ho portato una nocciola, delle langhe, quindi abbastanza importanti, con un po' di granella, una riduzione di cioccolato, e poi un pistacchio di Bronte con un crumble e anche lì granella di pistacchio, e lì la proveremo. E poi il test lo deve fare tu e la signora Mafalda. Vediamo poi noi, se riusciamo a beccare qualche uomo della cucina, facciamo provare. Qui, e vediamo questa risposta dolce alle vostre salate. Un bel contrasto, potrebbe sarà essere un'idea per i prossimi anni. Vieni tu, puoi fare gelato, però alla sagra di Faieto non è un problema, ci possiamo attrezzare. Il gelato si fa, non è tanto, come hai detto tu, fa tutto la macchina, però devi sapere come bilanciare. Allora, adesso stiamo facendo una scrippella, diciamo, classica. Classica, mortadella e scrippella, ma è la morte sua. Sì. Se la semplicità a volte ripaga. È buonissimo, è la mia preferita. La tua preferita? Per me. Minimo impegno, massima resa. Massima resa. A casa, no? Possiamo dire a tutti quelli che ci sono, quanti ci si può mettere a fare di questo? Per impastare un quarto d'ora, ma ce la facciamo in un quarto d'ora? Un quarto d'ora da zero. Tu sei a casa la sera, non hai il pane, perché ricordiamolo che questa ricetta è nata in sostituzione del pane, giusto? Quindi tu sei a casa, farina, olio, acqua e via. In un quarto d'ora da zero riusciresti a farla? No, di più ci vuole. Beh, ora che impasti ci vuole. Una scrippella. Una. Ah, però per mangiare la famiglia no. No, da zero sì. Da zero. Tu stai là, che c'ho. Hai capito? Sì. Quindi pasto veloce, però anche ricco, diciamo, anche ricco. Andiamo avanti con le farciture, ci buttiamo sul peperone. Fritto. Allora, rigorosamente fritto, che non si dica che è arrosto, tu hai specificato che è fritto e noi lo prendiamo per fritto. Ecco. Questa è bella importante, c'è una sostituzione al pane, Altro che pane, qua io la vedo anche più importante del classico pane, no? Beh, io la vedo anche più appetitosa del pane. Adesso ne abbiamo fatta una ai porcini. E ti faccio assaggiare questa chicchetta, come detto. Guarda, in sincerità io già ho provata, perché sono venuto qualche giorno prima e che ero curioso.
E vi dico che effettivamente quella di porcina e quella di rimasto sorpreso. Sì, al palato veramente esplode. C'ha un sapore molto buono. Incredibile. Nei prossimi anni venite a fare. Non indugiate, venite. Adesso proveremo il giro della morte. Assaggio questa scrippella all'olio, anche essendo abruzzese teramana, mai mangiata. Assoluta, senza niente, signora. Sì, voglio sentire cos'è. Così, va bene. Alla mano, come si direbbe. Ok, va bene. Che dici? Deliziosa, incredibile, croccante. Fuori è morbida dentro, è una favola. Invece lei l'ha presa con i porcini. Con i porcini perché mi mancava. Sono io 4 anni di sagra, ancora non l'assaggiavo. Buonissima, complimenti. Secondo me la top player, come si dice, è squisita. È il massimo. Io vi lascio la vostra degustazione. Che ti avevo detto. Pensavo fosse una piadina e non lo è. Dalla pubblicità pensavo fossero le scrippelle fritte, sì, e invece no, è una cosa deliziosa che penso che non tutti gli abruzzesi conoscono. Infatti siamo qui a... siamo qua a parlare. Ne mangio un'altra. Ormai ci stiamo, cara signora, quindi. Grazie. Ma dopo vi faccio provare quella dolce. Io ho portato il gelato. Io produco e vi farò provare quella dolce. Ho una, la provo pure io. Ma mi piace che assicuri i porcini. Allegri i porcini, ma fa una cosa incredibile. Con i peperoni. Lascia perdere. Mi dite su per giù, ma su per giù quanti bicchieri di sate fitti, 4 giorni di sagra? Guarda, Sara è una fraga che ce ne facciamo. Io ho visto. Ma Sara lo premo. Le storie del compare Antonio C'è, che salutiamo, che la mia, che alle 4 ancora chiamate. Alle 4 c'erano 33 ore da fare ancora da fare. Capito? A bicchiere. Quindi è andata bene. È la grande. Parla di fusto vuoto là. I fusti sono andati bene, quindi va bene così. Ma da ammassare che succede? Stasera potrebbe essere il colpo finale. Si può replicare? Dai, il boss che dici? Tra dette che hai da fuga, hai da buono, però è sei da fuga, a me mi ha toccato a portare lo sante per tutto lo paso. Quindi tu hai fatto tutto, hai fatto pure la processione. Mi ha toccato pure a fatica, andava. Ma che l'avete fatto? Professor? 8:30, 9:15, andava. Un quarto era importante, però è importante essere presenti. Come no. Va buono? Buonasera, Marco Manne. Un bicchiere alla volta. Sì, sempre. Ciao. Sono stati duri questi 4 giorni di sagra? Durissimi. Durissimi, ci mangiano i pistacchi, come mai? Palleggeri. Sì. Ieri sera che ora avete fatto? Non avete tanto. Le 7. Ma la ponnita fa la processione? No. Anzi, ti presentate? 0. Ho capito, quindi non pervenuta la processione. Non pervenuta. Però ci sta di qualcuno che ci ha ido, hanno fatto il dritto per nessuno, secondo me. Qualcuno ha dichiarato che ci sta. Ma Io non l'ho visto. Comunque avete buono. Andata benissimo. Stasera ultimo atto. Ultimo. Col freno a mano tirato oppure si spinge pure stasera? Si spinge pure stasera, fino alla fine. No. Va buono, va bene. Alla grande. Alla ciao. Dimmi la verità. No, sto bene. Ce la fai. Ho resistito. Ma il sale che eravate fitti? Le 5 della mattina. Ma la pungina, la processione. Ma sì, come te cala in meno? Processione saltata. Ci hanno pensato gli anziani. Gli anziani. I giovani al riposo, gli anziani al lavoro. La sera lavoro i giovani, gli anziani al riposo. Quindi stasera potenzialmente dovreste lavorare. Dovremmo dopo più tardi.
Ma andiamo pure aspettare che ve lo sposo qua. Salve. Salve, tu dici giuramente lo sposo, perché qua dovete sapere che oggi si è sposato voi, quindi qualcuno tornerà? Tornerà, forse. Tornerà? Forse. Non lo so. Va bene. Buonasera. A lei. Buonasera. Andata, se no voi. Salve amico mio, ciao. Allora stasera c'è la potenza, cerchiamo di fare il nostro meglio. Cerco di impegnarmi. Speriamo che un sacco di bicchieri ci siamo fatti. Ma vediamo se ci dà una screpelletta e la pubbiamo. Che dice tuo maestro? Assolutamente, io ho risolto il problema del trasporto. Sì, sì, ma infatti. Infatti io ti devo ringraziare tantissimo Stellina, perché noi avevamo un problema di trasporto degli strumenti. Stellina, signori, mentalmente molto preparato, ci ha trovato un sistema per portare strumenti che era un po' da sola. Cazzo, non va. L'arte non è acqua, signori. C'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha, lui ce l'ha, signori. Ma mangiate una bella scrippella. Sì, sì, poi ci mangiamo una scrippelletta e poi vediamo. Grazie, amico mio, grazie, grazie. Numero uno. Grazie. Sta a posto, avete un dito, dottor? Tutto regolare? Tutto a posto. In attesa della scrippella? In attesa della scrippella. Va buono, va buono. E allora tu.